La legge Gelli ha iniziato già a dare i suoi frutti. Diciamo che nelle regioni in cui si fa un lavoro di gestione del rischio clinico si riesce anche a prevenire il danno e a diminuire i contenziosi. Sì, purtroppo la prima interpretazione che è stata data della legge Gelli è stata quella di una legge un po' ad categoriam per tutelare i medici dall'eccessivo rischio della pressione giudiziaria per il contrasto della medicina difensiva, ma questa è una lettura possibile, sicuramente obiettiva, ma non esaustiva. In realtà la legge inizia proprio con postulare la sicurezza delle cure come un diritto fondamentale di caratura costituzionale per i cittadini e per il paziente. Quindi la sicurezza delle cure insieme alla sicurezza dei professionisti. Oggi tratteremo proprio questo, di come è possibile coniugare tranquillità, sicurezza delle cure e tranquillità e sicurezza dei professionisti. Noi sappiamo che mai come in questo periodo i professionisti sono aggrediti a 360 gradi, non solo sotto la côté giudiziaria, ma anche fisicamente. Le aggressioni ai medici stanno diventando un fenomeno di cronaca che dilaga. Ecco, il contrasto di queste aggressioni è interesse del cittadino, la sicurezza delle cure è interesse dei professionisti. Non dobbiamo più pensare, come alla fine degli anni 90, ai tribunali dei diritti dei malati, a tutte queste cose. Noi dobbiamo pensare che esiste un interesse collettivo generale ad una buona sanità e a un servizio sanitario che riesca a soddisfare le esigenze dei cittadini e dei professionisti. Ecco, per evitare di intasare i nostri tribunali appunto con cause legali di questo tipo, si può pensare anche a un organismo di conciliazione fra il medico e il paziente di cui si sta parlando per arrivare un po' a mediare e a recuperare il rapporto di fiducia tra i due? Guardi, questi meccanismi esistono già, sono già postulati dalla legge Gelli, ma in realtà esistevano nel codice e nell'ordinamento fin dal 2005. Qui abbiamo la conciliazione e l'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi che si stanno pian piano imponendo. La norma, l'articolo 8 della legge Gelli, proprio mette questi tentativi di conciliazione come condizioni di procedibilità, quindi imprescindibile. Chiunque voglia dire al giudice deve prima aver esperito un tentativo di conciliazione o un accertamento tecnico preventivo. È vero, la sua domanda mi fa ancora riflettere su come la legge ancora debba essere pienamente applicata. Purtroppo abbiamo un po' la categoria degli avvocati un po' troppo restia alle soluzioni alternative e anche certe volte i giudici che non riescono ad adeguarsi con facilità al nuovo dettato normativo.